Come attrarre e sedurre una donna? Come attrarre dunque una donna? Come sedurre una donna senza dire nulla? Quali sono i consigli? Allora, intanto devi tenere presente che questo ovviamente vale nelle conoscenze offline, perché nelle conoscenze online devi interagire comunque, ma nelle conoscenze offline, soprattutto quando sei in un locale, dove sei in una compagnia, magari dove ti presentano questa donna, e conta molto di più quello che non dici rispetto a quello che dici, perché se tu metti in atto un linguaggio non verbale efficace, un linguaggio non verbale efficiente e dici pochissimo di te, genererai una curiosità tremenda di conoscerti all'interno di questa donna. E quindi scatterà dentro di lei l'esigenza di avvicinarsi a te e quindi entrerai subito nel mood giusto. Quindi lei che in qualche modo ti insegue, nonostante sia donna, tieni presente che più energie mette nel fare questo, più, come dire, si coinvolgerà con te, perché intanto è donna e quindi teoricamente possiamo dire che la cultura vuole che sia l'uomo a cercarla, quindi già se lei è interessata a te, quindi inizia a mettere pensieri, inizia a mettere energie, inizia a fare delle cose per capire chi sei, cosa fai, ti fa domande, cerca di, quindi inizia a inseguirti fondamentalmente, automaticamente si coinvolgerà, perché noi ci coinvolgiamo verso chi, verso le persone alle quali dedichiamo energie, alle quali dedichiamo, come dire, interesse. Ecco, quindi come devi fare? Qual è questo linguaggio non verbale che devi utilizzare? Beh, intanto ovviamente deve essere un linguaggio sicuro di te, devi presentarti al meglio fondamentalmente, ma è un qualcosa che devi acquisire naturalmente, deve essere una camminata molto sciolta. Quando ti siedi, esattamente cerca di occupare più spazio possibile, metti le braccia larghe. Perché più spazio, diciamo, occupi, più sembra che sei importante. Tieni le gambe leggermente divaricate, mantieni posizioni stabili, la posizione cosiddetta dell'arciere, quasi come se fossi pronto a lanciare l'arco, quindi la stabilità, vai alla ricerca del baricentro, mantieni un eye contact verso di lei. Quando interagisci è molto importante, ad esempio, nella presentazione, quando le stringi la mano, magari per presentarti, capire come lei ti stringe la mano e tu leggermente, senza fare braccio di ferro, ovviamente, leggermente ruota un pochino il polso in modo tale da far sì che lei si trovi col suo palmo rivolto verso l'alto. Ma ovviamente proprio devi mettere un minimo di forza, vedrai che tranquillamente si farà, tra virgolette, sottomettere, perché quella è una posizione di sottomissione, quindi di tu vieni percepito come maschio dominante. Questa è una tecnica non verbale interessante che, senza dire nulla praticamente, tenderà lei a percepirti come maschio alfa, perché il maschio alfa o maschio dominante è quello che attrae naturalmente le donne, è quello che naturalmente, come dice, come si dice, genera coinvolgimento senza fare assolutamente nulla, senza dire assolutamente nulla. Quindi, da stretta di mano deve avvenire in questo modo, mentre mantieni l'eye contact, è fondamentale mantenere l'eye contact e magari sorridi. È interessante notare anche il sorriso ha un grande valore perché se tu sorridi e lei ti ricalca, cioè ti ricambia il sorriso, vuol dire che hai già fatto bingo, le interessi. Se questi due fattori si verificano, cioè lei si lascia dolcemente mettere la mano col palmo rivolto verso l'alto e ti sorride mentre tu la guardi negli occhi e sorridi, già a livello non verbale puoi sapere che questa persona è interessata a te, sarà interessata a te, gli hai generato un insight, gli hai generato qualcosa di intrigante. E poi quello che devi fare è un altro giochino interessante che ti permette di avvicinarti un pochettino, quindi violare un pochettino la prossemica, mentre magari
ti presenti, le dici qualcosa, pochissime parole, ti avvicini molto in modo tale da violare un pochino la prossimità e osservi, poi una volta che ti sei avvicinato vai indietro, leggermente indietro, se vedi che lei quasi quasi ti segue quando tu ti allontani, beh, hai innescato il meccanismo giusto, lei insegue e tu fuggi, che è un qualcosa di interessante. Dopodiché, quando hai fatto questa presentazione, ad esempio in un locale, con amici, a una cena, a una festa, insomma, e ovviamente deve avvenire dal vivo, non può avvenire attraverso i social, poi comunque farò anche dei video per spiegare esattamente anche nei social, questo è per un approccio dal vivo, potrebbe essere anche un approccio a freddo, poi vedremo anche gli approcci a freddo, come farli, oppure molto più efficace in un approccio a caldo. L'approccio a caldo è un approccio all'interno di un gruppo, insomma, ma potrebbe essere in un ufficio, potrebbe essere una tua collega, una che ti presenta, in qualunque situazione sociale, diciamo, in cui si può manifestare questa cosa. E poi devi semplicemente allontanarti e devi semplicemente, come dire, una volta che hai creato questo input, ti allontani un pochettino, sparisci un pochettino, se nell'ufficio magari non ti fai più vedere, che ne so, vi siete conosciuti in ufficio, faccio un esempio, potrebbero essere mille cose, dalla macchinetta del caffè, avete preso il caffè, lei magari in un altro ufficio, lavorate in una stessa azienda, oppure, che ne so, è una persona esterna che è venuta nell'azienda, i casi possono essere mille, sto semplicemente facendo un esempio. E una volta che hai fatto questo, che può avvenire veramente in 5-6 minuti, ma tieni presente che l'attrazione è un qualcosa di molto rapido, non è un qualcosa che richiede tempi biblici, pochi secondi, diciamo, ti allontani, non ti fai un po' più trovare, per qualche giorno cerchi di non farti trovare, non deve vederti sfuggente, ma se ti vede deve vederti che sei proiettato su altro, che stai facendo altro, ed è molto importante cogliere, ad esempio, se ci sono circostanze di questo genere, con diciamo la visione periferica, se lei ti guarda quando tu non la guardi, perché questo sarebbe un altro indicatore di grande grande interesse. Ecco che in questo modo fai crescere la tensione, perché lei andrà a chiedere chi è lui, cosa fa, insomma, chi è, chi non è, e quindi più metterà energie su di te, più la tensione crescerà, più l'emozione che le stai dando crescerà, più un alone di mistero, più verrai percepito come maschio alfa. E quindi potenzialmente verrai giudicato una persona interessante, un uomo interessante, un uomo attraente. L'attrarrai praticamente senza aver fatto nulla. Bisogna esercitarsi un pochettino, ma posso assicurarti che non è difficile, ce la puoi fare tranquillamente. Bene, per questo video è tutto. Ovviamente iscriviti al canale, mi raccomando, iscriviti al canale. Attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente.